tutti, si è chiuso il 2021, oggi è l'ultimo giorno e a proposito vi faccio tantissimi auguri di buon anno a tutti i tifosi della Ternana. Soprattutto si è chiuso il 2021 per le fere, per la Ternana, un 2021 contraddistinto da due stagioni, la scorsa, cioè quella appena finita con la promozione Lega Pro, con la promozione insomma dalla Lega Pro alla Serie B, con la Ternana dei record, che si è chiusa più o meno a maggio, e poi la stagione, questa di adesso, riniziata a fine agosto con la Ternana in Serie B, che si trova all'incirca 12-13esima posizione. È stato un anno bello, è stato un anno emozionante, è stato un anno per noi tifosi della Ternana soprattutto ricco di soddisfazioni, una promozione con largo anticipo, una stagione memorabile, una stagione dei record, una Ternana che ha battuto tanti record in Lega Pro guidata da Cristiano Lucarelli, che ha saputo ridare all'ambiente voglia di fare, entusiasmo, e ha rivitalizzato dei giocatori che erano in gruppo, quindi ha motivato bene i ragazzi, quindi ha fatto un grandissimo lavoro il nostro tecnico, e è stato ripagato con una stagione, con una promozione memorabile. Quella in Serie B è ancora una Ternana di adattamento, è ancora una Ternana che commette degli errori che in un campionato del genere non andrebbero fatti, ma questo è perché passare dalla Lega Pro alla Serie B magari non è facilissimo, i tempi di gioco sono differenti e anche il tasso tecnico è diverso, quindi ci vuole tempo. Però nonostante tutto la Ternana piano piano, partita dopo partita, si sta adattando, che comunque a 23 punti, che tutto sommato è un bel andare, è un andare nella media, insomma, 12-13esima non è fuori dai, per ora è fuori dai pericoli, e c'è un margine di crescita, perché poi la cosa positiva di questa Ternana in Serie B è che ha un margine di crescita, un margine di miglioramento molto ampio, perché comunque basta limare gli errori individuali o comunque di reparto, basta trovare la quadra giusta e poi si va. Per il resto il tasso tecnico c'è, quindi speriamo che la Ternana trovi un'identità vera e propria in Serie B, perché spesso uno si domanda, ma la Ternana qual è? Quella del primo tempo che magari lo regala, o quella del secondo che lo gioca a mille e magari vince pure, o rischia di vincerla, quindi lo vedremo. Per il resto diamo fiducia assolutamente a questo gruppo. A proposito di Ternana, circolano, cioè ovviamente inizieranno a circolare sempre di più le voci di mercato, per ora sono due probabili uscite, ovvero Diego Peralta, interesse del Foggia, e Mazzocchi al Cosenza, ma ovviamente non ci sono trattative ufficiali e soprattutto non è nulla di concreto, quindi staremo a vedere gli sviluppi dal 3 di gennaio. Una bella soddisfazione, oltre ai trofei vinti, perché non dimentichiamoci che oltre alla promozione in Serie B con ampio anticipo, che è stata la vittoria nella Supercoppa di Lega Pro nel derby, e quindi è stato il trofeo per la Ternana, oltre tutte queste soddisfazioni dell'anno scorso, i tantissimi gol fatti eccetera, i pochi subiti, 13 vittorie di fila, tutto quello che volete, tutti i record fatti, c'è Anthony Partipilo nelle varie top 11, nelle varie top 11 delle varie, sia d'estate giornalistiche che di allenatori eccetera, in diverso c'è Anthony Partipilo come uno dei migliori 11 del girone di andata, perché poi è in testa alla classifica degli assist, quindi questo ci fa capire che comunque il tasso tecnico in questa Ternana c'è. Come, e allora tantissimi auguri di buon anno a tutti i tifosi della Ternana, con la speranza che la Ternana si tolga tante soddisfazioni così come ve le possiate togliere voi.